Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: voi siete il sale della terra, ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. Voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. Non crediate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. In verità io vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino della legge senza che tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà, sarà considerato grande nel regno dei cieli. Parola del Signore. Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, quest'oggi celebriamo la festa per l'ordine francescano di San Bonaventura da Bagnoregio, considerato il secondo fondatore dell'ordine francescano. San Bonaventura nasce Francesco vivente nel 1220 e viene da bimbo miracolato proprio da San Francesco. Era malato, la mamma di Giovanni Fidanza, perché questo è il nome al secolo di colui che in religione si chiamerà Bonaventura, ricorre a San Francesco perché il suo figliolo era ammalato. San Francesco passava a Viterbo e lo vide e sembra che gli abbia detto proprio: oh, che buona ventura che tu hai, che buona sorte che tu hai, quasi a vederne il destino chiarissimo. A 20 anni va a Parigi ed entra nei frati e da subito dà una manifestazione di ciò a cui era portato maggiormente, cioè la contemplazione e lo studio. Lo studio, era attirato dallo studio, l'acquisto della sapienza attraverso lo studio delle sacre scritture. Conosceva benissimo le sacre scritture e già a 30-32 anni era un maestro nell'Università di Parigi e uno dei più alti e noti nella teologia mondiale, se non che purtroppo viene strappato agli studi e quindi a noi che veniamo secoli dopo non ci sono arrivati tante opere che ci sarebbero arrivate da cosa? Dall'impegno nell'ordine dei frati minori, perché un capitolo generale in cui i frati si riunivano per decidere chi dovesse essere il nuovo superiore nominò proprio lui, su suggerimento del ministro generale uscente, Giovanni da Parma. Quindi nel 1257 diventa ministro generale dei frati e viene strappato agli studi, però quelle opere che di lui ci sono rimaste sia nel periodo accademico, poi come ministro generale e successivamente come cardinale e vescovo di Santa Romana Chiesa, perché questo ha voluto il Papa Gregorio X, che se lo è portato anche al Concilio di Lione nel 1274, ci dicono di un'anima eletta, perché veramente ha saputo ricondurre nella sua vita ciò che ha fatto nella scienza. In uno dei suoi opuscoli
dogmatici, cioè quelli dottrinali, lui lo intitola la riconduzione di tutte le arti alla teologia, cioè tutte le arti, tutte le scienze, tutti i saperi trovano la loro ragion d'essere e il loro centro e il loro fine nella teologia, nella conoscenza di Dio, perché lui dice qualunque conoscenza umana, se non viene indirizzata a Dio, alla conoscenza del principio primo e del fine ultimo, è una conoscenza vana e inutile. Nel suo generalato ha grande merito quello di aver scritto anche lui una biografia di San Francesco, ma diversa dalle altre, perché diverse biografie sono state prodotte in quegli anni. La più famosa era quella del Beato Tommaso da Celano, commissionata proprio dal Papa dopo la morte di San Francesco. Ma le biografie di San Francesco sono tutte, come dire, raccolte di fatti e aneddoti della vita del Serafico Padre. San Bonaventura no. San Bonaventura racconta sì fatti e aneddoti di San Francesco, però vi trova un disegno divino, un disegno più alto, una ragione teologica. San Francesco è il perfetto imitatore di Cristo. Per spiegare bene questa cosa, dobbiamo spiegare, a brevi tratti, una dottrina tipica e cara a San Bonaventura, l'esemplarismo. Esemplarismo. Che cosa intende lui con esemplarismo? Lui praticamente dice che tutte le cose che esistono nel mondo hanno il loro exemplum, cioè il loro modello originale, nelle idee di Dio. Cioè prima di esistere le cose nel creato, Dio le ha pensate. E le idee che Dio ha in sé delle cose che esistono sono la verità stessa delle cose che esistono. Quanto più le cose che esistono corrispondono alle idee di Dio, tanto più sono vere. Perché? Perché corrispondenti all'idea che il creatore ha di esse. E qual è l'exemplum, cioè l'esemplare fondamentale per l'essere umano? Cristo. Dio ci ha creati, dice la Genesi, a sua immagine e somiglianza. A sua immagine e somiglianza. Ma a immagine di Cristo, che lui ha voluto come primo. Tutto ha creato, dice San Paolo, in vista di lui. San Bonaventura è il primo a teorizzare il cristocentrismo, che poi sarà tipicamente francescano e sviluppato dai suoi discepoli dopo. Cioè tutto viene ricondotto a Cristo, il quale è il principio, perché tutto è stato fatto per mezzo di lui, ed è anche il fine di tutte le cose, perché tutto è creato in vista di lui, cioè del momento in cui Dio entra nella creazione e si riveste di una natura umana. Quindi il processo di San Francesco, attraverso la sua santificazione, è una vera e propria cristificazione che fa sì che San Francesco si avvicini con la sua libera volontà all'idea di Cristo, si cristifichi perfettamente, e per questo San Francesco diviene nuova creatura, nel senso di San Paolo, nuova creatura, cioè quella creatura voluta da Dio, cioè così come Dio vuole l'essere umano. Per questo San Francesco è amico di tutti gli animali, per esempio, e anche il lupo feroce è amichevole. Per questo le potenze della natura, sconvolte dal peccato dell'uomo, perché tutta la creazione, dice San Paolo, geme e soffre a motivo del peccato che ha introdotto il disordine nella creatura e nella creazione, beh, in San Francesco trova un ordine perfetto. Quindi gli obbediscono le forze della natura, gli obbediscono gli animali, è come se fosse ritornato all'idea primigenia che Dio aveva. Ecco la nuova creatura, ecco San Francesco. Questo è il grande merito di San Bonaventura, cioè l'aver
dimostrato, ecco, in San Francesco questo cristocentrismo che lui ha teorizzato attraverso la sua teologia. Potremmo stare giorni a parlare della teologia di San Bonaventura. Io, per la verità, non sono così bravo da sbriciolarla e da conoscerla tutta e da offrirvela. Vi offro l'opportunità di incuriosirvi, se volete, e andarvela a cercare. Alcuni opuscoli di San Bonaventura sono inaccessibili, semplicemente inaccessibili a tanti, a me soprattutto. Io ricordo quando ero nei primi anni di filosofia, chiedevo se potevo leggere L'itinerario della mente in Dio, che è un opuscolo famoso di San Bonaventura, nel quale lui parte dalla contemplazione delle cose create per giungere gradino dopo gradino alla contemplazione di Dio. E il maestro a cui mi richiesi questa cosa a quell'epoca mi dice: guarda, tu lo puoi pure provare, però è come per un alpinista in erba scalare la parete nord del Monte Cervino. Dov'è che arrivi? Effettivamente provai e chiusi. Poi ci ho riprovato e ho richiuso, perché insomma ci sono tanti opuscoli che sono accessibili a tutti. Per esempio, appunto, La vita di San Francesco, conosciuta come Leggenda Maior, molto bella, molto accessibile a tutti. Quindi spero, o il soliloquio dell'anima in Dio, in cui lui, con un lirismo quasi, con accenti lirici e drammatici che richiamano i dialoghi di Dante con Beatrice o di Dante con Virgilio o il terzo e il quarto libro dell'Imitazione di Cristo o alcuni dialoghi di Sant'Agostino nel dialogo tra il maestro e il discepolo, lui cerca di portare l'anima alla vetta, che è la contemplazione, perché questo è il fine di ogni sapienza, cioè la sapienza, lo studio ci deve portare alla contemplazione. E in questo opuscolo lui conduce l'anima a considerare il mondo intimo, cioè considerare se stessa, come è formata per natura e come si è deformata attraverso la colpa e come poi si è riformata attraverso la grazia gratuita di nostro Signore. Poi il mondo esteriore, cioè per conoscere quanto sia instabile la ricchezza del mondo, quanto sia mutevole e vana la fama che possiamo avere tra gli esseri umani, e quanto miserabile sia la magnificenza terrena, la gloria terrena. Poi il mondo inferiore, per intendere la inevitabile necessaria morte, il giudizio, i novissimi, cioè la fine dell'anima che muore in disgrazia, le pene infernali. E poi infine il mondo superiore, cioè i gaudi del cielo, il frutto della contemplazione e la felicità eterna che abbiamo in Dio. Vedete, in questa struttura che lui ci presenta nel soliloquio già è presente gli esercizi spirituali di Sant'Ignazio, in nuce, c'è tutto. Bene, lui, questo soliloquio in cui conduce l'anima gradino per gradino a desiderare la sapienza, intesa come unione con Dio, come conoscenza di Dio, come contemplazione, lui lo conclude così: io ti prego, Dio mio, che io ti conosca e ti ami, perché eternamente goda di te. E se non lo posso con tutta la pienezza in questa vita, qui crescano almeno la tua conoscenza e il tuo amore, affinché il gaudio sia veramente pieno lassù. Sia qui nella speranza, lassù nella realtà. Io chiedo, Signore, quello che per mezzo dell'ammirabile consigliere tuo, lo Spirito Santo, suggerisci di domandare e prometti di dare, che cioè il nostro gaudio sia pieno. Mediti intanto qui ed ora questo gaudio la mia mente,
la mia lingua ne parli, il mio cuore lo ami, la mia bocca ne intessa gli eloquenti sermoni e ne abbia sete la mia carne e tutto il mio essere, lo brami e voglia tutta la mia sostanza, finché non entri e non entrerò nel gaudio del mio Dio. Siano lodati Gesù e Maria.